Roberto Volpato, sindaco di Bormio, il suo è il quarto comune della provincia di Sondrio per numero di persone contagiate dall'inizio della pandemia. È preoccupato per la diffusione del virus? Ma sinceramente la diffusione è un problema molto serio. Quello che posso dire è che noi siamo il quarto comune, però fortunatamente, ma non lo urlo a gran voce, da una settimana non abbiamo più nuovi casi. Quindi il totale di 26 che si riferisce a Bormio attualmente presenta ancora tre ricoverati, mentre gli altri sono ritornati a casa, sono in isolamento, alcuni hanno già anche avuto i due tamponi negativi. Gli amministratori dell'Alta Valle hanno espresso grande preoccupazione per l'arrivo di vacanzieri nel periodo delle festività pasquali. In questi giorni cosa si registra in Alta Valle? Ma questo, cioè, la preoccupazione è reale perché sembrava che fossero state date istruzioni ai vari condomini di aprire e di riscaldare. In realtà io ho fatto anche oggi un giro in paese, anche mezz'ora fa, non si vede una grande presenza. Io poi ho mandato una lettera che è stata anche pubblicata sul sito del comune a tutti i proprietari di seconde case non residenti a Bormio di evitare di venire e di rispettare le disposizioni che sono state date per vedere di riuscire a superare questa fase critica e liberarci di sto, se mi passate il termine, maledetto virus. Oltre alla consegna del buono spesa, voi state anche valutando la possibilità di sospendere eventuali tasse, tariffe? Formalmente passeremo martedì in giunta un provvedimento che inizia a posticipare la data per il versamento dell'imposta di soggiorno al 16 di luglio. La scadenza era il 16 di aprile e quindi la portiamo al 16 di luglio. Poi da qua al 16 di luglio vedremo se sono necessari ulteriori interventi. Comunque diciamo, siamo consapevoli della situazione di crisi e quindi cerchiamo di stare vicini anche agli operatori, ai cittadini che hanno necessità di questo tipo.